Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 16 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Luna protagonista, allegra e fiduciosa. Allegra e fiduciosa la Luna stamani, di passaggio nel vostro segno, dove scambia energia con il vostro astro guida Giove, possente e passionale e con Venere che l'accompagna parlandovi di svaghi e piaceri. In realtà è d'amore che vi vorrebbe parlare la bella o quantomeno di un flirt, di una tenera amicizia o ancora dei vostri figli, belli, bravi e simpatici, proprio come voi. Se non che Marte battagliero, che si para davanti alla bianca signora, scombina un po' le carte in tavola, rendendo tutti quanti nervosi e un filo insofferenti. È come rovinarsi una giornata iniziata in toni campali, ma destinata pian piano a naufragare, specie nel pomeriggio quando in gioco entrano anche il Sole e Nettuno caotici in quadratura e soprattutto Saturno, che rallenta la vostra corsa andando a rimestare nel passato, tra svarioni insabbiati e qualche leggerezza della quale preferireste non si parlasse più. E invece ora che qualcuno la tira in ballo i nodi vengono al pettine, facendovi passare l'appetito e creandovi una forte tensione allo stomaco. La coppia conosce un impulso di vitalità e nuova linfa scorre in essa. Potrebbero esserci nuovi interessanti incontri, magari nel corso di viaggi programmati per lavoro. Per i single si prospettano viaggi dai quali potrebbero tornare in coppia. Ottime possibilità di ricevere un invito interessante per la serata per i nati di giovedì e venerdì. Gli altri potranno contare su qualche sprazzo di vita nel tardo pomeriggio. Oggi vi accorgerete che il vostro cuore è affollato di emozioni, molte delle quali appartengono ad un passato che ha lasciato il segno in voi. Provate a mettere ordine facendovi strada a colpi di buona volontà. Incontri interessanti con Mercurio favorevole, potreste avere bisogno di tutta la vostra diplomazia per fare buona impressione su chi conoscerete. Soddisfazioni quasi in tutto. Organizza una bella cena al lume di candela. Questioni riguardanti casa o famiglia attireranno la tua attenzione. Riuscirai con facilità a captare i pensieri della gente. Energie basse. Vai in un posto dove ci sia dell'acqua. Magari in un luogo termale? Una situazione si sistemerà grazie all'aiuto di un parente o di un vicino di casa. Ottimi i rapporti con i familiari. Eccellente salute. Sarai romantico. Gioia in amore. Affetto dagli amici. Vantaggi da viaggi, studio, sport. C'è una persona che vi adula e che mira ad approfittarsene di voi, badate bene di non cadere in una delle sue trame. È soltanto gelosia la sua. Il vostro temperamento mostrerà oggi il suo lato forte e temerario per mettere la parola fine a una faccenda importante che trascinate dal passato, ma che è pronta per essere conclusa nel migliore. Se in questa giornata dovete spendere del denaro, per fare un regalo o per investire in qualcosa, non siate tanto rigidi, ossia, non siate troppo tirchi. In amore vivrete momenti esaltanti, ma solo se vi lascerete andare. Lasciate che i sentimenti prendano il sopravvento, quando volete siete in grado di far sentire le persone davvero speciali. Si inaugura la giornata col sole che attraversa, ancora per poco, il segno dei pesci, a voi tecnicamente ostile. Qualche dubbio ed esitazione che vi avevano tenuto un po' in tensione nei giorni scorsi tenderanno a scomparire via via con l'andare avanti della giornata. Nel segno vostro alleato fondamentale dell'Ariete è ospitato un bel Giove che avrà l'effetto di far innalzare il livello di razionalità, il buon senso, la capacità di guardare ogni aspetto dell'esistenza con lucido distacco, specie se siete nati in dicembre. Bene almeno per mezza giornata con la Luna nel segno amica dell'astro guida Giove e di Venere, ma battagliera nei confronti di Marte all'opposizione e del trio Sole-Nettuno-Saturno in quadratura. Violente dunque le discussioni che si consumano con l'interlocutore in affari, in famiglia, con il partner, a patto che i pupi non sentano, la loro serenità dovrà essere salvaguardata. Tranquillo il pomeriggio col passaggio lunare in Capricorno, segno sparagnino, doppiamente quest'oggi per via di Saturno che si collega alla Luna ricordandovi l'importanza di sapersi accontentare,
soprattutto a casa dove i mobili e le suppellettili che avete hanno ancora benissimo. Che non vi salti in mente di cambiare arredamento proprio ora. Oltretutto il vintage va di moda. Amore ed Eros. In coppia è tutto un discutere e lo stesso accade in famiglia, specie con i più giovani e i più anziani che non intendono ragioni. Pensieri e desideri confusi, stili di vita differenti, troppo difficili da conciliare per raggiungere l'obiettività e la serenità necessarie al buon vivere. Figli carinissimi che fanno finta di non vedere e non sentire. Se una storia c'è ma è ancora alle prime armi, magari disfroso rispetto a un rapporto ufficiale, cresce nell'ombra, bella come un fiore di serra, ma altrettanto delicata. Il vostro desiderio di avventura, così specifico e caratteristico del Sagittario, è molto in rilievo quest'oggi. La tentazione di galoppare negli ampi spazi si rivela decisamente evidente. Se avete una relazione stabile, dovrete tenere a bada un vero e proprio prurito, una proiezione verso la trasgressione difficilmente contenibile. Non dimenticate che avete uno scoppiettante Giove amico, a rendere pirotecnici i vostri estri e le vostre performance anche amatorie, oltre che erotiche in senso stretto. Questo in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 12 dicembre. Lavoro e denaro. Il vostro buon carattere e il vostro sorriso di regola fanno miracoli, ma con un interlocutore in affari così tignoso e battagliero è difficile uscirne vincenti. Lo stesso vale per chi ha un'attività in proprio che di base dovrebbe essere più tranquilla e appagante, se non ci fossero errori pregressi a sbarrarvi la strada, mentre i guadagni si fanno sempre più risicati, insufficienti a mandare avanti la baracca senza rischi. Complicazioni anche per chi ha la casa in fase di ristrutturazione e con la faccenda dei bonus edilizi, sempre più complicati e nebulosi, non sa più da che parte andare a sbattere, col rischio di perdere anche quanto già versato. Fate attenzione ai tranelli, utile il ricorso ad un legale. Nuovo giorno di metà marzo il cui film per il vostro segno si rivela essere un vero cult, Sindrome cinese del 1979, interpretato da una favolosa Jane Fonda, che appartiene proprio al vostro segno, il Sagittario. Benessere. Tra stati infiammatori, emicranie, mal di schiena e magari anche allergie di stampo primaverile oggi vi sentite proprio a pezzi. Ecco perché anche sul lavoro faticate a quagliare. Fondamentale poi l'alimentazione, come ricorda il fiocchetto lilla simbolo della giornata dei disturbi alimentari, ma come sottolinea anche l'antica dea latina Anna Perenna, festeggiata proprio oggi nel calendario romano, signora del tempo e del cibo, che deve essere consumato nella giusta quantità e sempre masticato a lungo, perché è risaputo che i processi digestivi iniziano dalla bocca. Per lei, se in famiglia c'è qualcuno che davanti al piatto con la scusa del peso o dei problemi d'amore fa le bizze, osservate attentamente il suo comportamento. Facile se si tratta di vostra figlia, molto meno se l'indagata siete ancora voi. Per lui, guadagni modesti ma sicuri. Quanto basta per accendere un mutuo e garantirvi una volta per tutte sicurezze sulla casa. Sarà dura ma ce la farete, i coraggiosi del Sagittario non si fermano mai. Colore delle emozioni, fucsia. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!